Arezzo è pronta a sperimentare la nuova legge sulla terza età. Nel convegno organizzato da Forza Italia anche il vice sindaco Lucia Tanti ha dato il suo contributo alla pari di Marco Stella, coordinatore regionale del partito, soddisfatto di come Arezzo abbia garantito l'istituzione del garante della terza età. Bernardo Mennini ha parlato anche di altro. E grazie a una proposta di Forza Italia che proposta appunto portata in Consiglio Comunale dal gruppo consigliare di Forza Italia, che è partito l'iter per far dotare Arezzo del garante degli anziani. Poi grazie a una grande sintonia con l'intera amministrazione è stato anche individuato il garante. Queste sono conquiste importanti, e quella di oggi è un focus specifico su un fenomeno odioso che è quello delle truffe agli anziani. E quindi abbiamo evidenziato in modo molto chiaro quelle che sono le nostre proposte, ma soprattutto gli interventi legislativi, e quello importante di Deborah Bergamini, che alla Camera ha presentato una proposta di legge per rendere più gravi le pene per chi compie questi reati nei confronti degli anziani. Tornando al Consiglio Comunale, c'è stata una nota del Sindaco e del Presidente del Consiglio, un richiamo a tutti i consiglieri. A quanto pare ci sono molti assenti fra i consiglieri di Forza Italia ultimamente, perché? Non ci sono particolari assenze, ho ribadito immediatamente a quella lettera che la nostra presenza in Consiglio Comunale è sempre stata adeguata e che il nostro gruppo consigliare può essere sicuramente uno dei più affidabili, perché ha sempre dato sostegno all'amministrazione e ha sempre dato comunque quel contributo importante a che l'amministrazione andasse avanti.